Ciao, oggi un video tutorial di questi orecchini foglioline, molto semplice e di un bel effetto. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli iscritti al mio canale che mi seguono, mi danno sostegno, quindi iscrivetevi e condividete. Ciao, ciao a tutti, oggi un nuovo video tutorial, gli orecchini foglioline. Credo di chiamarli in questo modo perché non saprei proprio, hanno la forma di una fogliolina. Questi sono quelli che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Sono molto semplici. Sono nati per caso perché li ho fatti su una lavorazione e mi è venuta l'idea poi di mettere il perno dietro. Molto molto semplici ma belli. Ho realizzato anche in questa colorazione con il rosso e oro, anche se il perno, non avendo quello orato, ho messo ugualmente quello argentato. Questi perni sono in acciaio. L'altra cosa che vi voglio far vedere, che secondo me è molto valida, è questa. Allora, si possono usare sia in questo modo, come solo orecchino, oppure ho fatto anche questa colorazione, il tutorial sarà su questa colorazione oggi. Allora dicevo, si possono usare anche come orecchini semplici, solo orecchino in questo modo, e sono molto molto belli. Altra cosa che potremmo fare è aggiungere al no la nostra rocaille 80 un anellino, in modo che questo è quello là al lobo, e sotto potremmo aggiungere un'altra lavorazione o anche una sola goccia, quello che vogliamo. Quindi può essere utile in due modi. Qui al nostro anellino aggiungiamo quello che vogliamo, e anche questo secondo me sarebbe di molto molto di effetto, molto carino. Quindi il tutorial sarà di questo colore e andiamo con quello che ci occorre la lavorazione. Ciao! Ciao a tutti! Altra cosa importante che vi volevo dire è che io userò un perno con base 6 mm, però se non avete quello da 6 mm si può usare uno da 8 mm, cambiando però le rocaille da 15 che incastoniamo. Quindi per il perno da 6 mm abbiamo fatto 5 e 2, sarebbe un archetti da 5 rocaille 15-0 e poi congiunzione con rocaille da 2 rocaille per congiunzione. Se invece usiamo il perno da 8 mm dobbiamo fare l'archetto con 7 rocaille 15-0 e poi le perline di congiunzione non saranno 2 ma 3, quindi potete realizzarlo tranquillamente perché non uscirà da fuori, perché ci ho già provato, ma mi sono accorta che ne avevo solo uno, quindi ho dovuto disfare la lavorazione. Spero che sia stata chiara. Quello che ci occorre per un orecchino sono 3 super 2, 3 minus, una rocaille 80, delle rocaille 110, delle rocaille 150 e un perno per lobo. Questo è da 6 mm. La base qui è da 6 mm in acciaio. Andiamo con il tutorial. Ci occorre anche il filo, io sto usando questo filo Sono, quindi procediamo. Inseriamo sul lago una minus, la portiamo giù in questo modo, lasciando un po' di filo, e rientriamo nella stessa dalla parte opposta.
questo modo. Ora mettiamo sul lago una 11-0, le 3 super duo e una 11-0. Rientriamo dalla parte opposta della minus. Ecco qui. Facendo attenzione di farli trovare dalla parte dove abbiamo il filo, in modo che la minus da questa parte rimanga pulita. Teniamo sempre ben tirato e rientriamo di nuovo nelle perline. Rientrato nelle perline, ci congiungiamo al filo che pende, quindi facciamo 2-3 nodi. Ecco qui. Ora ripassiamo di nuovo nelle perline. Nelle super duo. Nella 11-0. E di nuovo nella minus e nella 11-0. Ora prendiamo 3 rocaille 15-0 e andiamo nella super duo, una minus e andiamo nell'altra super duo, di nuovo una minus, e 3 rocaille 15-0. Ci inseriamo nella 11-0 e ripassiamo di nuovo. In questo modo. Una volta usciamo di nuovo da là, sempre intorno facendo il giro, ora usciamo dalla minus, mettiamo sul lago una 11-0, la 8-0, la 11-0 e una 11-0, ci inseriamo nella minus. Senza rifare di nuovo tutto il giro, passiamo nella super duo, scusate, solo nella super duo e torno indietro inserendomi nella super duo, foro sotto, e rientro nella minus. Ripasso nelle perline appena messe, quindi esco dalla minus, ripasso nella 11-0, 8-0 e 11-0 ed esco dalla minus. Ecco fatto il modulino. Ora dobbiamo fare i cappietti per inserire il nostro chiodino, quindi ora io sto uscendo da questa minus, dobbiamo fare la gabbietta per inserire il perno, quindi prendiamo 5 rocaille 15-0, 4 e 5 e andiamo in questa minus, quella di sotto. Altre 5 rocaille, quindi 15-0, 4, 5 e andiamo in quest'altra minus. Ed
vedete? E ancora 5 rocaille. E vado in quest'altra. Ho fatto 3 archetti da 5 rocaille. Ora rientro nella prima, seconda e terza rocaille delle prime 5 che abbiamo messo ed esco. Inserisco 2 rocaille e vado in quella centrale di questa, quindi qui. Ancora 2. E vado anche in questo archetto nella rocaille centrale e ancora 2 e vado in questa centrale e già comincio ed esco. Ora prendo il mio perno, lo inserisco l'ho inserito. Una volta inserito, tiriamo il filo. Ecco qui, e si incastona perfettamente. Naturalmente ripassiamo nelle perline, nelle 15-0 che abbiamo appena inserito quelle da 2, facciamo il giro e ancora finché non ci rendiamo conto che è ben fermo, ma già 2 passaggi, 3 saranno sufficienti. Ora io scendo da questa, ho ripassato anche nelle prime perline che abbiamo messo, quindi di nuovo nella minus, poi rientro in queste perline, 2, ripasso in questa centrale, di nuovo in queste 2 e faccio il giro in questo modo, di nuovo nella minus, in modo che diventa tutto più stabile. Di nuovo nelle 2:15:0, questa, ancora il 9, quest'altre 2. Sto ripassando nelle prime 15:0 che abbiamo messo, di nuovo nella minus. 15:0 ed ora ripasso di nuovo in quelle centrali. Ora possiamo anche fare un nodo tra i fili, in questo modo. Io rientro da sotto e faccio un nodo dentro il filo, così. Ripasso e posso tagliare tranquillamente il filo. Allora, questo è il risultato davanti. Faccio vedere.
sembra una fogliolina e questo è il retro. Ok, il tutorial è finito, il nostro archino è fatto, credo che sia molto facile, per qualsiasi chiarimento potete contattarmi. Ciao e alla prossima. Realizzatene tanti e di tanti colori. Ciao!